Se segui Cristo, preparati a servire. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici, e buona domenica. Accogliamo la parola di Dio anche oggi, per essere in Cristo persone, creature nuove anche oggi. Il Vangelo che ci propone questa domenica, la liturgia, è Marco 9, dal 30 al 37. Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma una volta ucciso, dopo 3 giorni, risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?» Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». Amen. Cari amici, continuiamo questo bellissimo percorso domenicale nell'anno B con il Vangelo secondo Marco. Siamo al capitolo 9 e Gesù per la seconda volta annuncia ciò che compirà, realizzerà a Gerusalemme. Il Figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini, lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni, risorgerà. Un annuncio drammatico, ma anche incomprensibile. Prende il titolo del Figlio dell'uomo di Daniele, lo attribuisce a se stesso, ma i discepoli sembra che abbiano la mente offuscata, ma soprattutto occupata da altri pensieri, tanto che Gesù chiede loro, giunti a Cafarnao, entrati in casa: «Di che cosa stavate discutendo per la strada? Perché io vi ho dato un annuncio importantissimo. Vi ho aperto il mio cuore, vi ho detto ed espresso ciò che intendo fare per voi, per l'umanità. Però voi stavate parlando, stavate bisbigliando. Di che cosa?» Nessuno risponde. C'è un silenzio che parla molto. Forse si guardavano. «Parli tu, lo dici tu, chi glielo dice?» Sapevano che Gesù l'aveva capito. Gesù conosceva non solo ciò che era nel cuore, ma anche quello che dicevano, tanto che prende la parola dicendo: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». Ecco che Gesù dice: «Ma com'è possibile che io vi sto dimostrando, che vi sto preparando per la via stretta che porta alla vita e voi state invece pensando ad una via larga e spaziosa per vivere bene, per essere negli agi, per essere i primi?» Vorrei leggervi questo passo molto bello in greco, almeno una piccola frase, perché esprime davvero una forza. Dice così: «Eitis felei protos enai, estai panton eskatos, kai panton diakonos». Che bello! Qualche parola credo che un po' tutti l'avete capita. Se qualcuno vuole essere il primo, il protos, vuole primeggiare, vuole essere al di sopra di tutti, vuole guardare gli altri dall'alto verso il basso per avere potere, per essere riverito, per avere un posto, essere onorato, dice, sia panton eskatos, da qui il termine escatologia,
cioè il fine ultimo delle cose, sia l'ultimo di tutti. Vuoi essere il primo? Gesù dice, sì, l'ultimo. Kai panton diakonos. Sì, il servo, il diacono. Sì, il servo di tutti. Nel cuore dell'uomo molto spesso e nel cuore delle persone anche di fede, anche nella Chiesa, non solo nel mondo, c'è sempre questa tentazione che scaturisce dal nostro intimo, dalla nostra carne, direbbe Paolo, e non dallo spirito, cioè primeggiare, essere al di sopra degli altri. Gesù dice non c'è niente di male nell'essere primi, ma ve lo spiego io qual è la strada per essere i primi. La strada è essere l'eschatos e il diaconos di tutti. Mettiti alla fine. Mettiti in ginocchio ai piedi dei tuoi fratelli, delle sorelle, che Dio ti ha messo vicino, servile. Ecco il messaggio di oggi. Vuoi continuare a seguire Cristo, a seguire la sua parola? Inginocchiati, mettiti di fronte al tuo fratello, prendi un catino con dell'acqua e lavagli i piedi, come ha fatto Gesù. Allora sarai primo. Siamo pronti al servizio? O siamo pronti ad essere serviti? Io voglio essere cristiano per essere servito. Voglio avere un posto per essere riverito. Gesù si è chinato, Gesù si è abbassato e poi preso un bambino lo pose in mezzo a loro dicendo chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me. La categoria dei bambini è una categoria molto particolare a quel tempo per il mondo giudaico. Non avevano voce in capitolo, non venivano ascoltati fino a una certa età. Quindi non erano considerati. E tra i discorsi di adulti, di fede, esclusi, fuori. Gesù dice, fatevi come bambini, diventate come bambini, che non hanno nulla, che sono ultimi, che sono anche dei servi, perché alla fine sono scartati. Fino a quando cresceranno, chiaramente, soprattutto gli uomini, perché le donne comunque in quel contesto non erano considerate. Gesù attribuisce quindi alla sequela sua, alla sequela del discepolo, questa caratteristica importantissima, il servizio. Oggi mi chiede, ti chiede di servire gli altri. Di essere sempre pronto a metterti indietro, poiché è Dio che semmai ti esalta, è Dio che verrà nella tua vita per innalzare te affinché tu possa essere un servo obbediente, così come lo è stato Lui. Amen. Allora vi invito a pregare insieme a me dicendo Gesù grazie. Gesù grazie perché sei qui in mezzo a noi. Gesù grazie perché mi hai dimostrato quanto è bello seguirti e mi dimostri anche che di fronte alle mie pretese di essere qualcuno, di essere grande, di essere importante, tu mi dici, Luca, umiliati. Luca, servimi, servi i miei fratelli, amali, accoglieli, come se tu dovessi accogliere me, diventa come un bambino. Non preoccuparti se gli altri non ti danno importanza. Se gli altri non ti considerano, per me tu sei prezioso. Signore, grazie, perché oggi tu mi doni i tuoi stessi sentimenti e donami soprattutto di camminare sempre come tu sei stato modello per me. A te l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, accogliamo lo slogan di oggi. Se segui Cristo, preparati a servire. Seguiamolo e diventiamo come Lui, umili, servitori e all'ultimo posto per essere innalzati dal Padre. Amen.
Carissimi amici, molti ci chiedono gli appuntamenti del prossimo mese di ottobre, come Coinonia Giovanni Battista Oasi di Biella. E allora vi comunichiamo che domenica 6 ottobre ci sarà il corso Rete di Pesca a Strona, dove insegneremo come evangelizzare attraverso la casa di preghiera. Domenica 13 ottobre faremo il pomeriggio di evangelizzazione Gesù Vive a Milano. Domenica 20 ottobre ci sarà la giornata di Coinonia a Torino. Nel weekend dal 25 al 27 ottobre avremo l'incontro giovani di Shout Generation a Strona. E infine domenica 27 ottobre ci sarà la giornata di Coinonia a Strona. Se volete partecipare, tutte le informazioni le potete prendere dal nostro sito web. Grazie per avermi accolto. Buona giornata, a domani. Ciao. Ecco come riscoprire una genuinità nella nostra fede, nel nostro cammino di fiducia in Dio. Tu sei il tempio suo, tu appartieni a lui. Lui vuole farti partecipare del suo regno, un regno che è amore, pace, gioia, fedeltà, benevolenza, mitezza, dominio di sé. Paolo lo dice a nessuna comunità. Il regno di Dio è in mezzo a noi. Noi siamo il suo popolo, il tempio, e ciascuno di noi.